In Italia un'azienda su due investe già in ricerca e sviluppo attuando politiche di sostenibilità sociale e ambientale e collaborando con altre imprese. Queste sinergie si rivelano significative per favorire il progresso verso una società del futuro più inclusiva e omogenea. E quanto emerge dallo studio Verso la società del futuro, realizzato da Edison ed European House Ambrosetti, presentato durante la prima giornata dei lavori al Lab Pugliese del Forum di European House Ambrosetti, ospitato per il quarto anno consecutivo da Exprivia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L'evento si è svolto in parallelo al Forum Nazionale di Cernobbio, giunto alla 50ª edizione. Come immagina il futuro Exprivia? Ma noi lo immaginiamo e stiamo lavorando perché sia un futuro innanzitutto sostenibile e che faccia dia all'uomo la possibilità, la capacità di vincere le sfide importantissime che noi oggi abbiamo sul tema del cambiamento climatico, di un utilizzo delle risorse naturali sostenibili e a vantaggio dell'uomo. E poi c'è questa transizione, trasformazione, dell'innovazione tecnologica che sta portando molte promesse per quanto riguarda la società futura, ma è chiaro che deve essere governata e deve essere governata nell'interesse dell'uomo e nella centralità della dignità umana. Per cui abbiamo tanto lavoro per realizzare un futuro che sia sostenibile anche con il contributo del Sud, delle aziende del Sud, della società del Sud e dei giovani del Sud. I temi sono cruciali perché sono interconnessi fra di loro e quindi parti da problemi geopolitici che influenzano l'economia, come si sa, problemi ambientali che anche questi, come sappiamo, influenzano l'economia e dalle nuove tecnologie, e quindi si tenta di capire, soprattutto per gli imprenditori, come orientarsi in scelte di investimenti consapevoli. Il Mezzogiorno è sempre lì per fare il salto, no? È questo salto che non riesce a staccarsi proprio da terra, però ci sono tutte le premesse perché questo avvenga. Credo che le due, almeno una delle due cose che dovrebbe avvenire è un'infrastruttura che non è solo un'infrastruttura, diciamo, nodale dei trasporti, tecnologica, ma anche amministrativa. Cioè, se noi avessimo diciamo, strutture amministrative più solide, più strutturate, credo che sarebbe quello che manca per far fare il salto all'economia. E allora lei come vede il futuro di Puglia e Basilicata in particolare sotto questo aspetto? Io lo vedo per definizione in maniera ottimistica, no? La banca presta soldi, pensa che gli ridanno, quindi penso sempre sia in maniera ottimista. Innovazione tecnologica e sviluppo economico in Puglia. Per l'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, presidente Isibank Francesco Profumo, la regione sta raccogliendo i frutti di quanto seminato. Io credo che quello che è successo nel corso degli ultimi anni, che ormai non sono proprio pochi anni, in Puglia sia un buon esempio, non solo per il nostro paese ma anche per l'Europa. Io quando ero ministro sono stato tante volte in Puglia, ho incontrato Nichi Vendola, ho incontrato molte delle persone e avevano una visione di futuro. Avevano una visione di futuro per l'educazione, avevano una visione di futuro per quelle che erano le attività che andavano dalla Field Commission all'impegno sull'aerospazio. E questo ha dato i risultati che vediamo oggi. La Puglia è certamente una delle regioni più interessanti in Europa, non solo in Italia, nel senso che anche l'investimento che fu fatto allora nella formazione delle persone che lavoravano in regione, che quindi dovevano interagire con Bruxelles, ha dato degli ottimi risultati. Quindi io la vedo in senso positivo. Le università, l'Università di Bari, il Politecnico di Bari, sono università che sono molto cresciute. In questo momento direi quasi che c'è una domanda che è superiore alla capacità di formazione, quindi le condizioni sono buone. Le aziende ce ne sono ancora, potrebbero essercene di più, ma ce ne sono molte che sono di ottima qualità e soprattutto gli imprenditori hanno una visione moderna, una visione che non è solo quella di fare profitto, ma anche di avere un'attenzione alla realizzazione di un progetto sociale. Io sono estremamente positivo rispetto alla Puglia.